Giovedì 7 ottobre, bentornati in diretta a Parliamone, come ogni giovedì, una pagina sul turismo, il turismo bello del nostro paese, e questa settimana andiamo in Calabria. Vediamo subito qualche immagine, perché tra l'Aspromonte, la Sila, il Pollino e le Serre è stata aperta da poco la ciclovia dei parchi della Calabria, che offre agli appassionati delle due ruote 545 chilometri di autentica scoperta e nuove esperienze tra paesaggio ed ecosostenibilità. Allora andiamo subito in Calabria, nel Parco Nazionale della Sila, dove ci sono Giovanni Aramini, dirigente del settore parchi e aree naturali della Regione Calabria, responsabile per la regione del progetto Ciclovia dei Parchi, e Francesco Curcio, che è presidente del Parco Nazionale della Sila. Allora Armini, raccontiamo questo stupendo progetto della ciclovia, un nuovo modo di scoprire la Calabria. Perché avete pensato proprio alla bicicletta? Ma la ciclovia dei parchi, questo grande progetto, questa grande infrastruttura verde che parte da Laino Borgo, dal nord della Calabria, attraversa prima il Parco del Pollino, poi il Parco Nazionale della Sila, il Parco Regionale delle Serre e poi l'Aspromonte, è un modo per dare voce e dare visibilità ad un'altra Calabria. Generalmente la Calabria, dal punto di vista turistico, è conosciuta come terra di turismo balneare. In realtà la Calabria offre e può offrire tanto altro. C'è la Calabria dell'entroterra, la Calabria delle aree naturali, la Calabria della biodiversità. La Calabria è terra di parchi. I parchi in Italia sono 24. Tre di questi 24 parchi sono proprio in Calabria, quindi possiamo dire che la Calabria è terra di parchi. Ecco, allora, con questa infrastruttura vogliamo garantire la fruibilità di questo patrimonio di ambiente, di territorio. Allora parliamo proprio di questo patrimonio di cui ci parlava Giovanni Aramini, lo facciamo con Francesco Curcio, che è presidente del Parco Nazionale della Sila, uno dei parchi più belli d'Italia, tra i primi cinque nati nel nostro paese. Qual è il momento migliore per visitarlo? 365 giorni l'anno, perché si differenziano le attività che si svolgono all'interno dei parchi, del Parco Nazionale della Sila, ma non solo, di tutti i parchi della Calabria, quindi penso di poter tranquillamente parlare anche per il loro conto. Nel nostro territorio, il territorio del Parco Nazionale della Sila, si può fare di tutto. Il turista che viene qui ha solo l'imbarazzo della scelta, dallo sci nel periodo invernale alla bicicletta di cui stiamo parlando oggi, alla sentieristica, alla canoa, alle gite a cavallo. Perché, Presidente, dove siete voi esattamente in questo momento? Vedo un lago dietro di lei. Sì, siamo sul lago Ampollino, che è uno dei tre grandi laghi che si trovano all'interno del parco. Siamo sul lago Ampollino, la ciclovia passa vicinissima, quasi attaccata al lago Ampollino, e questo sarà anche un momento di sviluppo di questo territorio, perché di cicloturisti ne aspettiamo tanti, ne stanno già arrivando tanti, ma ne aspettiamo molti di più. Allora andiamo a sentire chi questa ciclovia l'ha fatta, perché tra l'altro, per raccontare questo affascinante itinerario, è stato realizzato un cortometraggio dal titolo I predatori della ciclovia perduta Missione Calabria, realizzato con la collaborazione di esperti cicloturisti e cicloturiste che hanno viaggiato proprio sulle vie della Calabria alla scoperta del territorio. Tra queste l'ultra cyclist Paola Gianotti, detentrice di 4 Guinness dei record mondiali, oggi è collegata con noi. Buon pomeriggio Paola, com'è stato percorrere questa ciclovia? È stato veramente magico, perché
si passa da diversi territori, quindi quello che colpisce di più è proprio il fatto che si parte del primo parco. Io sono partita proprio da Laino Borgo per arrivare fino a Reggio Calabria e ogni singolo chilometro si è immersi in un paesaggio completamente diverso. Quindi la prima parte dove ci sono questi piccoli paesini arroccati sulla montagna, per poi arrivare nella zona dei laghi, in questa zona bellissima, e poi l'Aspromonte, il magico Aspromonte che io non conoscevo, lo conoscevo solo sulla carta, ma pedalare sotto questi boschi di conifere immense è veramente stato magia allo stato puro. E quindi è stata una scoperta incredibile che si vede dal cortometraggio che state facendo vedere, perché oltre a quello c'è stata un'accoglienza favolosa da parte di tutte le persone, quindi non solo la magia della natura che ci circondava, ma anche le persone che ci hanno veramente regalato sorrisi, oltre a una buonissima cucina che è proprio tipica della Calabria. Insomma, è davvero bellissimo ascoltarla, perché fa proprio venire voglia di salire in sella alla bici e venire in Calabria. E gli italiani poi sono un popolo che ha sempre utilizzato la bicicletta per sport, ma anche per spostarsi. Ora c'è davvero un boom della bicicletta, del cicloturismo, come realtà economica anche importante che guarda al futuro. Allora saluto Pierangelo Soldavini, che è un giornalista del Sole 24 Ore e che ha scritto proprio un libro dedicato alla bike economy, Bike Economy, viaggio nel mondo che pedala. Allora Pierangelo, intanto benvenuto, vediamo ora il tuo libro. Che realtà economica è il cicloturismo? Ma è una realtà già oggi e l'abbiamo visto anche con questa ciclovia dei parchi in Calabria, che è un'eccellenza nata da poco. Ma è una realtà potenziale enorme, perché direi che in questi 2 anni dopo la pandemia abbiamo scoperto e riscoperto la bellezza dell'Italia. E qui vediamo appunto un patrimonio enogastronomico, ma è un patrimonio naturale, un patrimonio storico, artistico, umano, fatto di relazioni, che è a portata veramente di bicicletta. Faccio solo 2 numeri per non annoiare il pubblico. Si stima che il cicloturismo in Italia valga 4 miliardi e mezzo di euro. In Germania è più del doppio, il potenziale è di 20 miliardi, cioè 4 volte tanto. E do solo un numero per gli amministratori della Calabria che hanno scommesso sulla bicicletta. In Trentino, che è un po' il modello, 1 chilometro di pista ciclabile vale ogni anno ricavi da 340.000 euro, quindi è evidente che è un patrimonio economico potenziale enorme. Anche perché, tra l'altro, Pierangelo, lo scorso fine settimana c'è stata in Toscana l'Eroica, la 24esima edizione, no? La manifestazione in bici d'epoca sulle strade bianche. E, insomma, è un evento questo sportivo che ha avuto anche delle ricadute economiche sorprendenti che rientrano nei dati che hai appena dato. Sì, assolutamente, questi eventi di ciclo storica, possiamo chiamarla, l'Eroica è un po' la capostipite perché è la prima che ha scommesso su questo, oggi porta in un paesino come Gaiole in Chianti in 2 giorni, 3 giorni 8.000 persone, di cui un terzo stranieri, con una ricaduta sul territorio che possiamo valutare attorno ai 4-5 milioni di euro. Ma non è tanto l'evento in sé, ma è il marketing che fa per tutto il territorio. In Gaiole in Chianti, che ovviamente è il Chianti, quindi è privilegiato, però era il paesino diciamo meno sviluppato dal punto di vista turistico della regione, e oggi ha, grazie anche alla bicicletta, ha tutto l'anno tutti i posti della ricezione turistica pieni. E allora credo che tutta l'Italia possa davvero diventare un Chianti, perché la bicicletta è veramente un mezzo alternativo per riscoprire la bellezza dell'Italia, che di solito passiamo
con l'auto in gran velocità, mentre invece la bicicletta ci permette di trovarla alla velocità E giusta. torniamo anche all'argomento di questa puntata, no? La lentezza e il tempo per noi che in realtà sono importanti. Torno però in Calabria dal dottor Aramini. Dottore, ha sentito le ricadute economiche anche rispetto, come dire, al cicloturismo? Certo, la Calabria questa partita vuole giocarla e vuole giocarla da protagonista. Quindi il cicloturismo muove dei numeri che sono assolutamente significativi dal punto di vista economico, ma per noi vuole essere anche un'occasione per dare visibilità alle aree interne che spesso li abbiamo dimenticate, le aree che hanno davvero molto da offrire, anche i piccoli borghi spesso spopolati sono pronti a riaprire le loro porte ad ospitare i turisti. Ecco, quindi noi questa partita del turismo, della bicicletta, vogliamo giocarla, lo stiamo facendo convintamente come amministrazione regionale e abbiamo intenzione di continuare a farlo, investendo ancora sul miglioramento dei servizi, su questa meravigliosa infrastruttura che abbiamo messo in atto. Davvero in bocca al lupo. Io vorrei tornare però da Paola Gianotti, perché poi lei ha una storia incredibile, di grande esempio, ricominciare quando ogni speranza poi di lavoro sembra perduta. Insomma, vado al punto. Lei ha realizzato il suo sogno, cioè quello di attraversare il mondo in bicicletta. Lo ha fatto davvero, ma come mai proprio la bicicletta? Perché la bicicletta, un po' come è stato detto, è libertà, è emozione, è il modo per vedere il mondo riuscendosi a spostare, però anche con una certa velocità. Si possono fare tanti chilometri e soprattutto si incontrano tantissime persone lungo il percorso. Infatti, io durante il mio giro del mondo in bici ho fatto degli incontri incredibili, ma l'ultimo viaggio che ho fatto quando ho attraversato la ciclovia dei parchi della Calabria, ogni singola persona che ho incontrato, che mi ha regalato un sorriso, che mi ha dato un pezzo di torta piuttosto che qualche cosa da mangiare o anche da bere, ce l'ho nel cuore, perché quando viaggi in bicicletta sei amico di tutti e penso che la bicicletta, oltre a essere un modo assolutamente sostenibile per fare turismo e quindi per spostarsi e per viaggiare, sia anche un modo per essere più felici, per essere più sereni, perché la bicicletta non solo ci fa stare bene fisicamente, ci fa mantenere in forma, ma la cosa più bella è che ci fa stare bene mentalmente. E quindi vedere questi percorsi, come il percorso della ciclovia della Calabria, sulle due ruote, con questa lentezza, essendo completamente immersi nella natura. Io il parco dell'Aspromonte ce l'ho nel cuore, perché pedalare sotto queste conifere altissime è stato veramente magico, è il modo secondo me più bello in assoluto per viaggiare ed è quello che ti regala più libertà. E quindi la bicicletta è libertà, emozione, viaggi, incontri, e penso che ognuno di noi dovrebbe inforcarla per aiutare se stessi, ma anche per aiutare l'ambiente e il pianeta, che in questo momento ne ha veramente bisogno. Paola Gerotti, davvero tanti complimenti, ci ha proprio convinto, come dire, è davvero il più bel messaggio sulla bicicletta, sull'ecosostenibilità e per il territorio, no? La Calabria come il resto del nostro paese, che è davvero bellissimo e da scoprire stando insieme. Grazie a Paola Gianotti per essere stata con noi, grazie a Pierangelo Soldavini del Sole 24 Ore, ricordiamo anche il suo libro Bike Economy, Viaggio nel mondo che pedala, e grazie alla Calabria, a Giovanni Aramini, dirigente del settore parchi ed aree naturali della regione Calabria, Francesco Curcio, presidente del Parco Nazionale della Sila, per questo collegamento e per averci portato davvero lì vicino a quel lago meraviglioso. Grazie. Vi aspettiamo in Calabria, vi aspettiamo in Calabria. Ci verremo presto, speriamo prestissimo, e Bene, parliamone. Oggi si ferma grazie. qui, noi vi diamo appuntamento a domani, come sempre alle 15. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.